Ciao Cactus, dimentichiamoci per un secondo che è mattina presto e non c'è luce. Letteralmente non c'è luce, siamo... sembra notte, però accettate queste condizioni solari. Che cosa sto per fare? Per finire di arredare il mio salotto. Praticamente ho delle cose da appendere da 700 mesi, solo che non sapevo se potevo appenderle o meno. A quanto pare sì, quindi oggi andremo ad appendere i miei quadretti di Matisse, che sono in versione cartacea da 200 anni, ma io ho le cornici, ma non avevo assolutamente un martello. E poi andrò ad arredare quel punto, che voi siete nel futuro, quindi c'è già la pianta, ma è uno spoiler, perché T-Books, che è un'azienda che fa delle mensole sia per libri che per vinili, mi ha inviato sue portavinili, che è una cosa che ho sempre sognato. È una vita che vedo persone che mettono i vinili come se fossero quadri, visto che io ne ho parecchi e soprattutto sono belli, belli forti. Ho deciso di metterli lì con il giradischi lì. In realtà, essendo un monolocale, sarebbe meglio non mettere troppa roba. C'è il problema che in quell'esatto punto lì c'è un casino di cavi che non posso spostare e sono orrendi, quindi ci deve essere comunque qualcosa davanti a proteggerli, a coprirli e a nasconderli dagli occhi altrui. Dobbiamo mettere le mensole, mettere i quadretti, mettere la pianta e mettere sui vinili, che tra l'altro, essendo abbastanza larghe queste cose, penso che ci metterò anche i libri nel dubbio, perché non ho più spazio in libreria. Comunque facciamo questo tentativo e poi vediamo come ci sta. Sceglierete voi se è un'idea carina oppure una schifezza immane. Ma soprattutto, come primo step, partiamo dal computer. Come potete vedere, io ho una cover che è 300 anni che ce l'ho e infatti è completamente rovinata. Mentre cercavo di capire con cosa sostituirla, mi è venuto un lampo di genio. Su TikTok ho visto in realtà vari TikTok, quindi non so da chi sia venuta l'idea per primo, che si possono prendere degli specie di QR code musicali da Spotify. Vi farò vedere come in un secondo. E quindi tu puoi creare questi quadratini che, o anche rettangoli in realtà, che ti riportano la musica. Le persone le utilizzavano per fare dei portachiavi generalmente o dei quadretti. Io voglio trasformare il mio case del computer in una playlist di Spotify. E quindi, intanto che aspettiamo che il sole si alzi, facciamo quello. Occorrente, una clear case da aprire, signori, da aprire. Sarebbe bello farlo anche per una cover del telefono, in realtà, questa cosa. Andiamo a togliere il vecchio case dal computer e andiamo a dare una pulita al computer, già che ci siamo. Voi che vivete senza case del computer, come fate? Ditemi il vostro segreto, qual è? Come fate ad avere così tanto coraggio? Mettiamo il sotto tanto perché quello rimane quello che è, ok? E ora dobbiamo solo andare a lavorare sul PC. Ora parte la ripresa in stile What's on my iPhone. Qua sono su una playlist di Billie Eilish, quindi scelgo la canzone che voglio far riprodurre quando prendo il QR code, quindi sceglierò Ilo Milo. Poi toglierò l'audio perché sennò mi copyrightano il video. I tre puntini e avete questa schermata. Questo è esattamente quello che vi serve, quindi screenshottate e poi se volete potete ritagliarlo direttamente dal telefono, vi serve solo questo riquadro qua o anche solo questa riga qui, però la realtà dei fatti è che io l'ho fatto su Photoshop perché mi veniva molto più semplice. E poi lo mandate al computer. L'importante è che questa sezione del QR code sia visibile e che sia completa. Per il resto può essere qualunque cosa. Ok, e così è pronto il nostro file per venire stampato. Io ne ho due perché erano un po' troppi, però potrei anche riempirmi tutto questo foglio, ma non lo farò in questo caso. Se farvi tipo due pagine piene e così scegliere esattamente sia a livello cromatico che a livello di canzoni quali volete avere all'interno del vostro computer, potete scegliere qualunque artista, quindi per il momento stamperò solo questo per farvi vedere a voi il PC, perché poi questa parte qua magari la riempo anche questa in modo da non sprecare carta e scegliere che canzoni voglio. Comunque, come vedete, il funzionamento è molto semplice. Questa è una 4, ma ho fatto prima delle prove per capire che dimensioni dovrebbero venire. In teoria, se tutto va bene, dovrebbero essere tipo 2,5 cm, però con la stampante mia non si sa mai, quindi andiamo a provare.
Eccoci qua, abbiamo il nostro foglio che secondo me è anche molto carino. Cromaticamente avevo paura che non stessero bene insieme perché ho scelto effettivamente delle canzoni che mi piacevano, però secondo me ci possiamo lavorare su, e ora andiamo a tagliare. Già che ho tutta questa attrezzatura incredibile, andremo a tagliare con questa se riesco. Ed eccoci qua, abbiamo tutti i nostri album, li avete riconosciuti tutti. E ora c'è il momento migliore, il posizionamento. Però prima buttiamo tutti questi scarti di carta. Potete fare in realtà in vari modi, potete usare la carta adesiva e quindi incollarli letteralmente sul computer in modo da non poterli cambiare. Ma secondo me è il bello di avere una playlist è che sia intercambiabile, quindi io li metterò così. E li bloccherò semplicemente con questi, ma se vedo che non staranno fermi potrei anche aggiungere un pezzettino di scotch dietro ognuno di questi per assicurarmi che stiano nel punto giusto. E quindi ora andiamo, la dimensione è perfetta, quindi se volete vi posso lasciare il mio foglio per prendere la reference, perché è esattamente quello che volevo. Forse andavano bene anche un goccino più piccoli, e li sto mettendo tutti al contrario. Aspetta. Ok, l'ho messo al contrario e serve un pezzettino di scotch chiaramente, quindi torno da voi tra poco. Ed eccolo qua, abbiamo il nostro MacBook in versione playlist musicale, i preferitissimi di Giulia. Quindi se io adesso vado ad aprire il computer, a parte che è molto molto figo, per cercare poi la musica su Spotify basterà andare su Spotify. Adesso cerca, c'è una mini fotocamera qua in alto, la cliccate. E ha già preso qualcosa, ha preso Ride dei 21 Pilots, che è questa canzone qua. Gonna help myself. Pensate che figata un muro così, sarebbe bellissimo, peccato che non avrò mai la voglia, però... Questa è la mia versione playlist. Posso cambiare la canzone, potete fare una playlist per la stagione, per la giornata, magari un po' sbattimento, però insomma potete cambiare con tutte le canzoni che vi vengono in mente in quel periodo che preferite. Potete anche coprire la mail, in realtà io non so perché l'ho tenuta libera. Mi è venuta questa idea, dovevo farvela vedere, non sapevo dove inzicarvela, quindi eccola qua. E ora passiamo al soggiorno, vabbè, a quei 2 metri quadri che ho lì col divano. Ora inizia a esserci una semiluce e mi sono cambiata la giacca perché sta per diventare polverosa la situazione, la giacca è nuova e non voglio questo da lavare, quindi notate il casino, perché il copridivano non lo sono ancora riuscita a trovare del colore che voglio, quindi questo rimarrà esattamente così. Montare tutte le mensole, quindi iniziare a fare casino veramente, andiamo a montare la pianta. Questo è un reggipianta che aveva anche il suo robino per appenderlo, che ho preso su Wish, pochi euro. L'ho preso su Wish e ho aspettato 700 anni e pensavo che non sarebbe mai arrivato, per il semplice fatto che su Amazon non potete comprare uno, non ne potete comprare uno solo, ma tipo 4. Volevo metterlo esattamente qui e non mi serve neanche il gancio, perché avendo il letto e le doghe del letto ho già provato e ci sta su. La mia piantina N with an E, l'ho presa su Colvin, c'era uno sconto, un duo, infatti sua sorella è proprio là in cucina, e ho preso lei con questo vecchio vaso che ho da 200 anni. Potos, è molto carino, mi piace molto, in realtà è molto carina, N. E quindi ora andiamo a inzicarla qua. Mission complete! E tra l'altro magari se vi tolgo l'aspirapolvere da lì. Molto felice, intanto che aspettiamo il trapano io andrò a prendere il giradischi e vinili dalla cantina. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, un altro giorno, di nuovo dei capelli orrendi, ma questo non vi importa, vi importa che
questa parte, anche l'ultima in realtà della casa a cui volevo fare un gran cambiamento, è finita. Sono soddisfatta. Sono un po' storte, però sono soddisfatta. Attenta. E soprattutto vestita così mi ricordo End, quindi sono ancora più contenta di prima. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se è stato un po' incasinato, e spero di avervi dato qualche ispirazione per casa vostra, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cactus!